Qui stiamo vedendo una fase della lavorazione delle canne che è molto particolare e delicata. Questa è essenziale perché l'allineamento e la rettilineità della canna, cioè se la canna è perfettamente diritta o meno, e siccome si parla di precisione nelle armi, è necessario che l'arma sia perfettamente diritta. Quindi il metodo di controllo è quello a retta d'ombra, cioè retta d'ombra significa controllare attraverso un'ombra all'interno della canna se questa è effettivamente diritta o se è deformata. L'ombra ingigantisce molto difetti piccolissimi, quindi si è in grado, per chi è professionale, di valutare questo in un tempo rapido, no? Poi l'abilità sta non solo nel vederlo, ma nel correggerlo, e nel correggerlo con una caratteristica proprio di sofficità, non di irruenza, e qui entra tutta la caratteristica umana e la professionalità. Quindi professionalità, esperienza, ma anche sensibilità nelle mani nel muovere questo strumento. Sensibilità e molta molta passione, perché questi sono lavori anche abbastanza pesanti, quindi ci vuole il cuore. Ci vuole anche il cuore fa la differenza alla fine su un prodotto, anche se sembra meccanicamente freddo, diciamo, sotto esatto. Questo punto di vista. E ci sono due o tre fasi nella costruzione dei fucili dove l'importanza dell'operatore, della manualità è ancora necessaria e ha un contributo decisivo. Qui possiamo vedere la saldobrasatura delle canne, ossia la saldatura dei pezzi che vengono aggiunti alla canna, quali la bindella, l'anello presa gas per un fucile semiautomatico, le mire oppure i monoblocchi per i sovrapposti. Quindi c'è da andare a saldare e saldare bene ovviamente questi pezzi sulla canna. Anche qui c'è la necessità di avere una certa tecnologia, ma la capacità e il mantenimento degli standard qualitativi devono essere veramente sotto controllo al massimo livello. Per cui i tempi con cui gestiamo la fusione del materiale saldante, che è una lega a base d'argento che fonde a 670 gradi, è indispensabile per evitare che dopo tutto quello che abbiamo fatto di buono per non deformare il tubo, non venga a deformarsi eccessivamente nella fase di saldobrasatura. Quindi qui abbiamo delle tecniche, i tempi per arrivare alla massima temperatura. Vediamo un carrello che si muove lentamente, perché non è un ciclo predefinito da tabelle o è una cosa che ci si tara veramente all'interno, e anche qui c'è una lunga esperienza su questo. Anche come sono appoggiati i pezzi, che sembrano appoggiati in modo banale, mentre invece sono veramente lo studio di come variano le deformazioni col calore per mantenere la canna il più diritta possibile ed evitare gli stress termici, perché prima abbiamo parlato di evitare le tensioni e gli stress meccanici, ora parliamo di stress termici. Anche quelli devono essere evitati per mantenere la canna sempre più distesa e quindi favorire quelle performance balistiche finali di cui abbiamo detto. Non c'è il rischio che si vada a fare un'ulteriore temperatura del materiale? No, proprio perché la temperatura è di 670 gradi, i tempi sono gestiti in modo tale da non avere questo effetto, però diciamo che il pezzo originario, il materiale di base che è bonificato, già tiene conto di una leggera perdita di resistenza meccanica che avviene nel forno, che è di lievissima entità comunque. E ovviamente di lievissima entità se tutti gli accorgimenti sono realizzati e rispettati al meglio. Ecco che le canne alla fine del ciclo escono dal forno di saldobrasatura. Il forno di saldobrasatura è composto da tre parti. Una parte che fa arrivare praticamente la canna alla temperatura di fusione, una parte dove si realizza la fusione della lega saldante, e una fase che è molto lunga nel tempo e che richiede un certo spazio, perché la canna deve passare attraverso un tunnel per avere un raffreddamento molto molto graduale, per fare in modo che la temperatura decrescendo non vada a modificare la struttura o a deformare la canna, proprio per realizzare la condizione finale più rettilinea possibile, avere un'incidenza inferiore quando poi si va a fare la raddrizzatura a retta d'ombra che abbiamo visto. Grazie a questa tecnologia, a questo ciclo di fabbricazione, unitamente al fatto che la canna è tribore, quindi con quella geometria particolare,
Le armi Fabar di automatici sovrapposto sono testate e sono uniche al mondo, al Banco Nazionale Prova, a una sovrappressione di 1630 bar, contro la prova normale a 1320 bar. Questa è una dimostrazione che Fabar ha voluto dare al mercato attraverso una prova ufficiale quale quella del banco di prova, che le canne, pur in fucili leggeri, sono resistenti, in grado di sparare anche le cariche dei pallini in acciaio, che sono molto più stressanti, e soprattutto poterle sparare anche con strozzatori da 2 stelle e 1 stella, che è abbastanza impossibile con pallini in acciaio. Quindi grandi caratteristiche meccaniche che derivano dalla geometria, derivano dal ciclo di fabbricazione per garantire una massima sicurezza all'utente. Siamo arrivati nella fase finale dove si effettua il montaggio dei nostri fucili Fabar. In questo caso stiamo vedendo la lavorazione e il montaggio di un sovrapposto. Sì, il fucile sovrapposto ha dei criteri di montaggio che sono un po' diversi dal fucile automatico. La professionalità dell'operatore è ancora molto importante, perché nonostante le macchine abbiano veramente avvicinato i pezzi a condizioni quasi definitive, però la messa, specialmente quando parliamo di accoppiamento tra una bascula e una canna, l'intervento dell'operatore è ancora necessario per avere accoppiamenti veramente perfetti, quasi a rifiuto d'olio. Serve ancora qualche ritocco. Mentre invece nel fucile semiautomatico, che ha un concetto più industriale, il montaggio è un montaggio e una verifica di tutte le funzioni, più che un modificare dei pezzi affinché si intersecano tra loro nel modo corretto. Questa è una differenza proprio di contenuto. In questo caso, Torosani, possiamo dire che ogni fucile, quello che stiamo vedendo, è un pezzo unico. Sì, alla fine sì, anche se si cerca di ridurre il più possibile quello a livello industriale, però alla fine l'intervento dell'uomo non può mai essere costante su migliaia di fucili. Certo. La fase successiva, dopo l'accoppiamento della bascula alla canna, è praticamente il montaggio di tutto il meccanismo di scatto, di tutti i pezzi che compongono il sistema di funzionamento del fucile. Quindi vengono realizzati, e in questo caso già si vede che è un intervento più di montaggio, dove l'ausilio di strumenti o attrezzi come lima o tela già non servono, perché la qualità dei pezzi prodotti precedentemente è tale che i pezzi vanno assieme praticamente senza adattamenti, no? Dopodiché il fucile è pronto per andare al Banco Nazionale Prova, che prima di fare i nostri test interni, per legge tra l'altro, il fucile va al Banco di Prova, effettua le prove, e qui è una cosa da dire, perché tutti i nostri fucili sono già provati per pallini in acciaio, qualsiasi tipo, di qualsiasi livello, e sono punzonati con il giglio. In aggiunta, sui modelli sovrapposti e semiautomatici, si fa quella prova aggiuntiva a 1630 bar, che è solo esclusiva Fabar, perché ovviamente abbiamo i meccanismi e la qualità dei pezzi in grado di resistere a queste sovrappressioni, che sono veramente onerose. Ecco, il fucile, che naturalmente va al Banco Nazionale Prova senza il calcio e l'asta, perché si ammaccherebbero, potrebbero rompersi, quindi sarebbe un dispendio oneroso, si mandano con attrezzature per fare la prova di sparo. Dopodiché, quando ritornano, vengono montati i legni, cioè il calcio, l'astina, e il fucile viene perfezionato e regolato, pronto per essere poi provato all'interno e spedito secondo le caratteristiche qualitative che richiediamo su ogni modello. Ecco, noi abbiamo visto prima il montaggio dei fucili sovrapposti,
Naturalmente, vista la nostra famiglia di prodotti, abbiamo dei montatori anche per le doppiette, per fucili da difesa, i fucili a pompa, per law enforcement, e in particolare adesso vediamo il montaggio di un fucile semiautomatico. Per quanto riguarda il semiautomatico, volevo evidenziare due cose. Noi vediamo un fucile che presenta dei pezzi con dei colori cromatici particolari. Questo si tratta di un utilizzo di materiali particolari e innovativi, perché questo ad esempio è zirconio, una protezione allo zirconio che va su tutti i particolari che sono investiti dalla presa di gas. Questo fa sì che non si abbiano le corrosioni, le usure e tutti quei difetti caratteristici in genere per manutenzione scarsa su recupero di gas. Un'altra innovazione importante e brevettata in tutto il mondo è il sistema Pulse del pistone, perché è l'unico semiautomatico che non presenta valvole di regolazione, ma presenta un concetto importante: il gas in eccesso, anziché cercare di farlo uscire dall'arma attraverso valvole o altri sistemi, viene utilizzato per autoregolare il fucile e per pulire il fucile con un tecnopolimero, che è questa parte nera. In funzione della carica della cartuccia si ha una espansione, una corsa che regola la velocità di rinculo, facendo diminuire la sensazione di rinculo con le cariche forti, e espandendosi a ogni colpo pulisce l'interno del cilindro. Si tratta di un'innovazione tanto semplice quanto efficace, perché toglie tutti quei problemi che sono tipici dei presa di gas se non vengono puliti o sottoposti a manutenzioni particolari. La grande versatilità di questa azienda, della Fabarm, è quella di riuscire a concepire delle linee moderne, innovative, anche nel design, contrapposte a delle linee tradizionali e fucili di un certo valore. Torosani, ho sbagliato? No, non ha sbagliato, e bisogna tener conto di quello che è la caratteristica di ogni tipo di fucile sul mercato. In questo caso, che è uno dei nostri ultimi modelli, l'XLR Composite, noi è un fucile molto adatto specialmente per cacce da appostamento, agli acquatici, colombacci, comunque cacce di questo tipo. Presenta anche delle calciature in tecnopolimero, innanzitutto con una caratteristica dimensionale che è equiparabile al legno, quindi non sono studiate solamente per avere un contenuto di riduzione di costo, no? Ma sono veramente atte a dare qualche cosa all'utilizzatore. E inoltre, oltre ai materiali utilizzati, le zone che vengono a contatto con il fisico del tiratore sono ricoperte in gomma per fare in modo che il comfort sia veramente del massimo livello possibile. Un'impugnatura ergonomica sia del calcio che della stina, che non solo sia piacevole e che sia armonica con il resto del fucile. No, questa è una caratteristica che va su tutti i nostri fucili, anche perché un design italiano è fatto in un certo modo, rafforza ancora di più il Made in Italy di cui abbiamo parlato prima. Naturalmente c'è un ufficio tecnico che studia e progetta tutti i vostri fucili. Diciamo che noi abbiamo un ufficio tecnico che è formato da 10 persone su un'azienda di 80 persone nel suo complesso. Una buona incidenza. Questo la dice lunga su quella che è l'intenzione dell'azienda rispetto alla testa dell'azienda stessa, proprio per andare sempre a innovazioni di carattere progettuale, di finiture, di trattamenti e di design. Una domanda particolare, Torosani, per quanto riguarda i legni utilizzati per i calci, ad esempio di questa bellissima doppietta, avete voi una fase di stagionatura? Sì, noi anche in questo caso, così come avviene per il ferro, per le canne come abbiamo visto prima, noi il legno lo acquistiamo e poi lo stagioniamo, perché una stagionatura naturale rispetto a una stagionatura fatta in forno, che è sempre molto stressante, del legno, alla fine determina qualche cambiamento di comportamento anche nel legno al lato dello sparo. Allora, io ringrazio Piero Torosani che ci ha accompagnato in questo giro, che ci ha presentato i prodotti Fabarm. Naturalmente Fabarm è un'azienda del leader nel mercato, che ha sede a Brescia, a Travagliato. Che cosa dire in chiusura, dottor Torosani? Beh, noi auspichiamo che questa grande professionalità, questo grande know-how non sia messo in discussione da tutta una serie di
di attività e di movimenti che vanno un po' contro il mondo della caccia. Questa credo che sia la cosa indispensabile, anche perché questa è la prerogativa per mantenere i livelli occupazionali, ma per far sì di trovare anche persone giovani che possano entrare con entusiasmo e passione in questo mondo. La caccia è tradizione, divertimento e passione, ma è anche occupazione.